Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Alberto Jacopelli, giocatore del Rosta Torino. Una vittoria importante contro i Bassotti, una vittoria che arriva dopo un po' di sconfitte, tra l'altro contro un avversario di assoluto rispetto. Sì, è una vittoria che serviva al morale dopo alcune sconfitte, come hai detto te. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un buon giro palla e speriamo di continuare così. Ecco, oggi dopo il gol iniziale dei Bassotti avete rimontato e poi avete condotto la partita praticamente fino alla fine. Una buona prestazione questa che deve servire anche un po' da sprono per il proseguo del campionato. Certamente, dopo il primo gol eravamo un pochino demoralizzati, ma siamo ripresi, abbiamo fatto gruppo e siamo riusciti a portarla a casa. Ecco, tra l'altro da quest'anno alla guida della Junior c'è un giovane mister come Nicolo Canavese. Come vi trovate con lui? E sicuramente può insegnarvi qualcosa, visto che è anche uno dei giocatori della Serie B. Certamente, Nico è molto bravo, molto esperto, e giocando anche lui come giochiamo noi ci può insegnare quel trucchetto in più che serve durante le partite. Mattia Bassi, giocatore dei Bassotti. Mattia, purtroppo oggi è arrivata una sconfitta qui in casa del Rosta, una sconfitta che purtroppo vi allontana dalle zone alte della classifica. Possiamo dire che non è così facile come l'altro anno. Abbiamo perso due giocatori fondamentali e ne abbiamo trovati molti noi giocatori che provengono dal calcio, e quindi, come è sempre stato, devono prima ambientarsi. E poi ci mancava la presenza di un ultimo che è stato espulso la scorsa partita. Con Rosta è sempre stata una nostra rivalità, oggi è venuta una sconfitta e chissà, magari le prossime partite potremo far meglio. Cosa non ha funzionato oggi? Siete riusciti ad andare in vantaggio dopo pochissimi minuti, poi avete subito la rimonta dei vostri avversari. Una partita che è girata male, secondo te può già dalla prossima sfida la vostra squadra ripartire e lasciarsi alle spalle questa brutta sconfitta? Diciamo che quest'anno è un campionato anche più tosto e siamo andati in vantaggio subito, però sappiamo, come tutti sanno, questo campo non è facile da gestire, diciamo. E quindi speriamo che la prossima in casa riusciremo a ribaltare la classifica.